questo libro e poi vedremo. Lo dobbiamo mettere in scena. Dobbiamo vedere che, ecco, che cosa posso dire? Dico che oltre aver messo al centro Franca, in questo sono state messe al centro le donne. Le donne. Le donne. Quelle partigiane e quelle che non erano partigiane, ma che se non ci fossero state le donne, noi ancora avremmo qui i nazifascisti. Non dico una cosa, perché oltre le donne che hanno partecipato alla lotta di liberazione, io non la chiamo guerra, per me è stata la lotta di liberazione e la liberazione dalla guerra e dal nazifascismo, la liberazione, perché noi eravamo un paese nel ventennio che non avevamo diritti, avevamo solo doveri. E le donne, anche se non hanno imbracciato un fucile, io non l'ho mai imbracciato un fucile, perché il mio era un altro compito, non era quello di sparare. Non lo so, poi se mi davano quel compito avrei pure sparato. Ma le donne negli anni della resistenza hanno dato un contributo che noi non possiamo nemmeno immaginare, perché quando c'è stato lo sbandamento e il re è scappato e Mussolini se n'è andato alla Repubblica di Salò, c'è stato lo sbandamento delle forze armate e molti ragazzi che erano militari hanno preso la strada della montagna. E molti che non hanno preso la strada della montagna volevano ritornare a casa. E le donne li hanno rifocillati, curati, vestiti. Io vi dico solo una cosa. Allora non c'erano tanti vestiti, in particolare nelle case degli operai. E c'era il vestito della domenica. Un giorno mio fratello va dalla mia mamma e le dice: mamma, dov'è il mio vestito? E mia madre in dialetto romagnolo: e tu vestigalo del Monsurdei che volevano da casa. Il tuo vestito, col tuo vestito ho vestito un soldato che aveva tralasciato la sua divisa, se lo vuoi, perché voleva andare a casa, voleva raggiungere la sua famiglia. Io dico questo per dire quello che hanno fatto le donne. Per venire incontro. Per venire incontro a questo uomo. Certo. Allora, c'era un senso di solidarietà. Solidarietà con tutti. E ha fatto bene Dani a introdurre questa cosa, perché la storia di quello che hanno fatto le donne deve essere ancora pubblicata tutta. Certo, sì, deve essere ancora tutta scritta. E voi dovete sapere, se ve la dico così,
che quando è finito tutto, perché prima le donne non avevano diritto al voto, devono stare a casa, fare i figli, fare quello che era necessario fare, ma non avevano nessun diritto, solo i doveri. Ancora pare che ci sia anche oggi qualcuno che pretende i doveri e non vuole dare i diritti. Allora, ...1946... finalmente le donne, dopo lunghe battaglie, hanno diritto al voto, però non avevano diritto a essere elette. Ma è così, e io ancora sono arrabbiata perché non ho potuto votare per la Repubblica il 2 giugno del 46, perché ancora ero minorenne, perché adesso si è maggiorenni a 18 anni, però allora si era maggiorenni a 21 e non ho potuto votare. E c'erano pure quelli che hanno lavorato e discusso perché anche le donne avessero diritto al voto, però si erano dimenticati che potevamo pure essere elette. Allora, ci siamo dovute conquistare anche il diritto a essere elette. E non è che si parla tanto. Io, per esempio, quando si è fatta tutta la battaglia delle femministe per le quote rosa, io ho sempre detto, nel mio partito, io non sono una quota rosa. Voglio sapere, oddio, il telefono, scusate ragazzi, e vi diciamo che siamo pesanti. Rispetto a quello che diceva Tina, tu... Pronto? Sì, senti, io sono in una riunione, chiamami stasera a casa. Ciao. Ecco. Devo andare a scuola, questa era la scuola. Allora, dove stavo? Alla quota rosa, tu non sei alla quota rosa. Io, siccome io ero comunista, sono ancora comunista, perché questo bisogna che ce lo diciamo pure. Vabbè, io sono nata in una famiglia con un padre socialista e una madre comunista. Dunque potete immaginare che la prima ribellione l'ho a 7 anni a scuola, perché avevamo una maestra che veniva vestita da gerarca fascista, col pezzo in testa, la sariana, la bandoliera. E allora a noi ragazzini ci pareva bella questa maestra, era bella come donna, una bella donna, veramente. Però era elegante, e queste maestre delle scuole di campagna, sai, erano un po' più trasandate. E una mattina noi eravamo una trentina di bambini, perché allora, ecco, bisogna sapere anche questo. E la prima e la seconda erano chiamate le pluriclassi, prima e seconda assieme, terza e quarta, elementare sto parlando, assieme. E noi eravamo una trentina di bambini, di prima e seconda elementare. Una mattina viene a casa, non aveva una scrivania bassa a livello dei bambini, no, stava in alto, anche quella era un'altra delle cose. Arriva e col dito dice: il giorno tale dovete venire tutti vestiti da figli della lupa piccole italiane. Le venite, no? La bambina con la camicina bianca e la gonnellina a pieghe nera. I maschietti avevano la cravatta azzurra, vabbè,
a me mi era piaciuto più Figli della Lupa che Piccoli Italiani. La mia mamma voleva il diario di quello che succedeva a scuola, per punto e per segno. E allora arrivo a casa e quel giorno dici: che è successo a scuola? La maestra ha detto che il giorno tale dobbiamo andare tutti vestiti da Figli della Lupa. Mi era piaciuto di più. Allora il mio babbo, che parlava poco, perché noi in Romagna e in Toscana si dice babbo, non papà. Allora il mio babbo, che parlava poco, stava seduto, caricava la pipa e dice: ah, te c'è la fiola della lupa, sei la figlia della lupa, allora se vuoi mangiare tocca andare a cercare la lupa. Se vuoi mangiare, che era ora di cena, che tocca andare a cercare la lupa. E mi ha preso per mano, mi ha messo fuori dalla porta di casa, in quelle case di campagna, al buio. Chissà, sarò stato un secondo lì. Ho bussato, sono rientrata e dico: ma io mica sono la figlia della lupa, sono figlia vostra. Dice: allora se hai fame mangia. Ma il bello viene a scuola, perché siccome la maestra, dicevo che io ero più esuberante, discola, così mi chiamava, arriviamo a scuola e che non eravamo in divisa, eravamo tre. Io, mia sorella che faceva la prima e mio cugino che faceva la prima. Però lei viene da me e dice: perché non sei in divisa? Perché io non sono la figlia di figlia di Costa Matteo in questa tua. Le angherie di quella maestra non ve le potete immaginare. Dunque la mia ribellione è incominciata lì e continua ancora oggi. Finché ho fiato io porterò le mie esperienze belle e brutte da tutte le parti. Vado nelle scuole e in una scuola, vedi la maestra come ride, in una scuola durante la campagna referendaria, e poi mi fermo, quarta e quinta elementare, si alza, perché io ho introdotto così: mi avete invitata, si vede che avete qualche curiosità, voi mi fate le domande e io, se ho la risposta, ve la do. Si alza un bambino di quarta elementare, bello, un puttino, di la verità, è un puttino, bello, mulato, ma bello. Si alza e dice: chi sono i partigiani? E io gli dico: tutti noi contro le ingiustizie. Si rialza e dice: ma noi il fucile per combattere non ce l'abbiamo. Ma dico: noi non dobbiamo combattere col fucile, dobbiamo combattere con la nostra intelligenza. Si rialza e dice: ma tu il fucile ce l'avevi? E dico: no, perché non era il mio compito era un altro. Si alza un altro e mi dice: ma se era il tuo compito, tu uno con la camicia nera l'avresti ammazzato? E dico: l'hai fatto o io o lui. Dico: però io sono sempre per la pace. Due giorni fa, in questa cosa della pace, un bambino di quarta elementare, quello quarta elementare, mi viene vicino e piano mi dice: hai ragione che si deve dire contro la guerra, perché il mar Mediterraneo è un letto di morte.
un bambino di quarta elementare, che ti fanno venire la pelle d'oca. Allora, ritorno alle donne. Le nostre conquiste non sono finite. Oltre a portare sempre a conoscenza l'apporto che hanno dato e danno ancora oggi le donne, oltre a questo, noi non possiamo mai dimenticare, perché senza le donne non si sarebbe vinta la battaglia che si è vinta. E siccome ancora la parità non c'è, perché uguale lavoro, uguale salario, non è così. Perché io, se sto in una fabbrica, a fianco a me c'è un compagno operaio e facciamo lo stesso lavoro, il mio lavoro non è uguale al suo, no, il mio salario non è uguale al suo. E allora, care ragazze, non abbassate mai la testa contro le ingiustizie. E io voglio introdurre, e concludo, una cosa. Il coraggio di Franca Rame, Madonna, non è stato un coraggio così. Introduco questa cosa. Madonna. Voi dovete sapere che Franca Rame era in prima fila contro i soprusi sulle donne, perché aveva subito una grave anguilla. Era stata violentata da ragazzina, e questo mi ha fatto anche avere tutta quella forza, è così. Franca lo raccontava se stava, ma non voleva nemmeno raccontarlo. E allora noi dobbiamo combattere ancora oggi contro tutto.